Roma, Era, come la maestosa dea moglie di Zeus, la missione europea che svelerà se siamo in grado di difenderci dagli asteroidi. Era si muove in coppia, l'altra metà della mela in questo caso è la sonda della NASA DART. Il loro viaggio comune, che avverrà in anni diversi, è verso l'asteroide Didymos e il suo satellite Dimorphos. Funziona così. DART, in partenza nel 2021, si schianterà contro il satellite dell'asteroide. L'impatto sarà ripreso in diretta grazie a un piccolo CubeSat installato a bordo dall'Agenzia Spaziale Italiana. Alcuni anni dopo, la sonda Era, ricca di strumenti, arriverà a sorvolare Dimorphos per svelare tutti i dettagli del cratere da impatto e soprattutto per svelarci se è stata deviata o no la traiettoria del corpo celeste. La missione, che promette un futuro al sicuro da minacce che arrivano dal cielo, deve molto all'Italia. Siamo il secondo paese finanziatore all'interno dell'Agenzia Spaziale Europea, il che comporterà un importante ritorno industriale e scientifico. Non solo. Il cuore della missione è nato dall'intuizione di Andrea Milani, meccanico celeste dell'Università di Pisa, scomparso nel 2018. Fu lui, infatti, a prefigurare lo scenario di una missione che prevedesse un impatto sull'asteroide e una successiva osservazione degli effetti, nell'ottica di passare dal semplice monitoraggio alla protezione del pianeta. Ettore Perozzi, il responsabile dell'ufficio sorveglianza dell'Agenzia Spaziale Italiana, ci ha raccontato la missione Era nel dettaglio. Missione Era, missione di difesa planetaria, da cosa ci difendiamo? Era è un pezzo di uno scenario più grande, che tra l'altro è stato, perché avrei un po' di comunicati sulla cosa, è stato inventato da Andrea Milani alcuni anni fa, che è un famoso meccanico celeste dell'Università di Pisa, e cioè il modo, diciamo, la cosa buona della Planetary Defense è che, al contrario di altre catastrofi naturali come terremoti o vulcani, in cui si cerca di minimizzare l'impatto che possono avere, invece nel caso della Planetary Defense noi possiamo addirittura eliminare completamente la minaccia, perché possiamo deviare un asteroide. Tra le varie tecniche di deviazione di un asteroide, quella che siamo più in grado di fare anche domani, diciamo, è mandargli una sonda contro in modo che sbatta e devi la sua traiettoria, e quindi poi finisci completamente la testa. Per fare questo, però, diciamo, è stato già dimostrato da una missione americana che si chiamava Deep Impact nel 2005, che colpì il nucleo di una cometa. Cioè, il fatto di poter colpire con una sonda il nucleo di un oggetto di questo tipo, siamo in grado di farlo, non è una cosa banale, perché sono oggetti piccolissimi, di qualche centinaio di metri, a volte qualche chilometro, nel caso delle comete, insomma, roba molto piccola, non è ovvio. Però come facciamo a sapere quando l'abbiamo colpito, che poi effettivamente l'abbiamo anche spostato? Siamo in grado, con una piccola sonda, di spostare comunque un oggetto che è grande come una montagna? E questa domanda, appunto, Andrea Milani aveva risposto con uno scenario di missione che lui aveva chiamato Don Quixote, perché c'erano due protagonisti, no? Al suo tempo c'erano Sancho e Hidalgo, perché allora ha detto: dobbiamo mandare due sonde, una che impatta l'asteroide e l'altra che colpisce l'asteroide, e l'altra che misura qual è stata le conseguenze di questo impatto. Cioè, misura, siamo riusciti a spostarlo della quantità che noi ci serve per poterlo poi deviare, oppure non gli ha fatto niente. Qual è quindi l'asteroide obiettivo? Dunque, l'asteroide obiettivo, hanno scelto un asteroide, hanno fatto una piccola variazione, nel senso che è stato scelto l'asteroide Didymos, si chiama così, ed è un asteroide doppio. Invece di colpire l'asteroide, si andrà a colpire il satellite, perché è un asteroide con un satellite. Questo satellite ha le dimensioni giuste, proprio perché sono circa 140-150 metri, che è esattamente la dimensione limite tra un eventuale impatto che ha delle conseguenze globali, e al di sotto di 150 metri invece ha delle conseguenze più locali. Quindi, diciamo, è proprio il limite oltre il quale è necessaria una missione, non si può più gestire la cosa sulla Terra. Quindi, e poi soprattutto il fatto che sia un satellite di un asteroide ci permette di calcolare meglio le conseguenze dell'impatto, per una serie di motivi. Per esempio, perché si può più facilmente misurare qual è la variazione del periodo orbitale dovuta al fatto che abbiamo mandato contro una cosa, quindi che questo asteroide, questo satellitino, cambierà il suo periodo orbitale. Dal cambiamento del periodo orbitale, più da come è fatto, diciamo, dal fatto che vedremo con Era, quando arriverà Era, vedrà il cratere
e dalla forma del cratere si capirà come è avvenuto l'impatto, quali sono le caratteristiche, qual è la spinta che siete riusciti a non so, se fosse un asteroide di sabbia, perché lei tira qualcosa e quello assorbe tutto, no? Invece un pezzo, un sasso, diciamo un asteroide duro come un sasso, ha una risposta completamente diversa. Quindi dobbiamo riuscire a capire quanto dell'energia che della sonda che impatta è andata in un cambiamento poi di velocità e quindi di orbita. La missione ERA partirà nel 2024 per giungere a destinazione 2 anni più tardi. Poi capiremo se le tecniche ad oggi note sono già in grado di garantirci la sicurezza o se devono essere affinate per schivare l'impatto.